Buongiorno, grazie Danilo. Mi sentite e vedete? Sì, ti vediamo. Perfetto. Allora, tratterò di attività che mi hanno visto, diciamo, coinvolto e partecipe in prima persona, e questo non vuole essere come dire, esaustivo di tutte le attività che sono state svolte al Politecnico di Milano, ma un racconto su quello che ho fatto io, di fatto. A chi va il merito di aver scoperto i nanotubi di carbonio? Di fatto, la prima, diciamo, immagine dei nanotubi di carbonio si trova in una rivista russa che si chiama Giornale di Chimica Fisica in russo. Il titolo è La struttura del carbonio che si forma nella decomposizione termica del monossido di carbonio a contatto con il ferro, sul catalizzatore di ferro. È del 1952. Sulla destra vedete le immagini sostanzialmente dei primi nanotubi che siano stati visti al microscopio elettronico a trasmissione. Siamo nel 1952. Gli apparecchi commerciali, i primi apparecchi commerciali TEM, sono della Siemens alla fine degli anni 30. Quindi poi c'è stata la guerra. Quindi potete immaginare subito dopo la guerra, queste sono proprio le. Tra le prime immagini ottenute con dei microscopi elettronici a trasmissione, quindi diversi dal microscopio elettronico a scansione. E dall'analisi dell'immagine è possibile risalire al fatto che questi tubicini hanno un diametro di 50 nanometri, sono multipareti e presumibilmente hanno delle pareti, un numero di pareti che va da 15 a 20. Questo è il motivo per cui Aijima non hanno dato il premio Nobel quando lui nel 1991 pubblicò su Nature un lavoro dedicato ai nanotubi di carbonio, perché i nanotubi di carbonio di fatto erano già stati trovati nel 1952, solo che all'epoca non si parlava di nanotecnologie, non era un problema, diciamo, non era una parola che non si parlava ancora di nanotecnologie. Quindi sono stati riscoperti da Aijima nel 1991 e noi. In tutti gli articoli troviamo dal 1991, da quando Ijima, eccetera, eccetera, i nanotubi di carbonio. Io adesso racconterò brevemente una sorta di cronistoria, lunga, diciamo una ventina d'anni quasi. Negli anni 20, 2000-2010 al Politecnico di Milano, sono state fatte, in particolare nei primi anni 2000, delle attività legate sostanzialmente. La prima di tutte è stata l'immagazzinamento dell'idrogeno nei nanotubi di carbonio. Voi sapete che l'idrogeno è considerato un vettore energetico molto importante e periodicamente, ciclicamente, già da molti decenni, torna ad essere considerato un vettore molto importante. E ne avrete sentito parlare proprio anche in questi giorni dell'utilizzo dell'idrogeno verde e degli sviluppi futuri che ci potranno essere. Allora, l'immagazzinamento dell'idrogeno era una delle tematiche che andavano forte in quel periodo. La seconda attività del periodo 2000-2010 è la crescita dei nanotubi di carbonio nei nanopori dell'allumina nodica. Poi l'uso dei nanotubi di carbonio nei rivestimenti. E quarto, ma non ultimo, studi iniziali sulla crescita dei nanotubi di carbonio con tecnica CVD, cioè Chemical Vapor Deposition. La persona che purtroppo è morta recentemente, che ha citato il professor Gronchi prima, appunto, è il professor Carlo Mazzocchia, che si è dedicato in maniera intensa dagli anni 2000 fino agli ultimi tempi, sostanzialmente. Ho messo qua la foto della sua collaboratrice che l'ha aiutata maggiormente, che si chiama Lina Tito, adesso lavora in un'altra azienda e che ha dato una grossa mano nell'attività sulla crescita dei nanotubi di carbonio. E l'altra persona di cui non ho trovato la foto è Giovanni Modica, un chimico sostanzialmente. Qui vedete invece una dottoranda, allora era una dottoranda, si chiama Ilaria Lombardi, fece proprio il dottorato. Su questa problematica, quella dell'idrogeno nei nanotubi di carbonio. Perché? Perché in quel periodo, stiamo parlando degli anni 2000 sostanzialmente, vedete, questi sono gli atti del 2002 del Dipartimento dell'Energia statunitense e praticamente si diceva allora, l'interesse nell'idrogeno come combustibile è cresciuto drammaticamente a partire dagli anni 90 e quindi la produzione dell'idrogeno, l'utilizzazione dell'idrogeno, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema del trasporto è stato uno dei grandi, resta uno dei grandi problemi,
cioè come confinare l'idrogeno per poterlo trasportare e utilizzarlo in diversi luoghi. Allora, in quel periodo vennero fuori degli articoli che, tra virgolette, trassero l'inganno, attrassero l'attenzione di tantissimi istituti di ricerca in tutto il mondo. Ovvero sia, due gruppi in particolare videro che, o calcolarono teoricamente e fecero degli esperimenti in cui si dimostrava che i nanotubi di carbonio erano degli ottimi immagazzinatori dell'idrogeno. Perfetto, questo fu un enorme punto. Da questo punto in avanti molti si sono dedicati a provare appunto a sperimentare l'immagazzinamento dell'idrogeno nei nanotubi di carbonio. Il Dipartimento dell'Energia aveva stabilito per gli usi in campo automobilistico dei limiti gravimetrici e dei limiti volumetrici della quantità di idrogeno immagazzinata in un serbatoio, cioè se almeno il 6% in peso, almeno 62 kg al metro cubo, per poter essere, diciamo, essere un serbatoio, un materiale, un buon immagazzinatore di idrogeno per usi, questo dal punto di vista quantitativo, e poi ci sono tutti gli aspetti cinetici, ma lasciamo perdere questo aspetto. Allora, i nanotubi di carbonio sembrarono essere una risposta a questo problema, tant'è che negli anni, guardate in questa scala, 98, 99, 2000, 2001, 2000, molti ci provarono. Queste sono veramente una piccolissima quantità di ricerche che sono state fatte in quel periodo. E vedete, qua c'è scritto Hydrogen Storage Capacity, Weight Percent, cioè la quantità di immagazzinare l'idrogeno nelle fibre di carbonio, nei nanotubi allineati. Ora, i dati, come vedete, sono veramente sparpagliati lungo l'asse, cioè ci sono valori i più disparati. Allora, questo rimanda un po' a quello che ha detto il professor Gonchi prima, della disomogeneità dei risultati. Noi, al Politecnico di Milano, abbiamo detto proviamoci anche noi, vediamo cosa succede. E dei tanti modi di immagazzinare l'idrogeno nel tubo di carbonio, noi abbiamo sperimentato la tecnica che c'era più, quella che conoscevamo meglio, cioè quella elettrochimica, ovvero sia utilizzare un elettrodo fatto di nanotubi di carbonio e fargli scaricare sopra idrogeno, in maniera tale che l'idrogeno nascente sull'elettrodo potesse essere accumulato all'interno dell'elettrodo. Allora, quella dottoranda che vi ho fatto vedere prima, che si chiama Ilaria Lombardi, fece un lavoro che venne pubblicato appunto nel 2004 e il titolo è Caratterizzazione elettrochimica dei nanotubi di carbonio per l'immagazzinamento dell'idrogeno. Morale, Lombardi, Bestetti, Mazzocchia e altre persone ancora. Morale, quello che noi abbiamo ottenuto fu al massimo 1,03% in peso di caricamento di idrogeno. Quindi non ottenemmo un granché, onestamente, ma questo valore non era troppo diverso da quello che ottenevano gli altri ricercatori in altri posti. Quindi si cominciò a sospettare che quei valori iniziali, teorici, teorico va bene, ma quello sperimentale, fossero non falsati, ma difficili da riprodurre. Noi utilizzavamo dei nanotubi di carbonio prodotti, multiparete, prodotti utilizzando etilene come gas idrocarburo su un catalizzatore a base di ferro supportato su allumina, in un forno che lavorava a 650 gradi. Va bene, lasciamo perdere tutto il resto. Quello che si vede sulla destra è l'immagine di un nanotubo di due nanotubi di carbonio multiparete. Avete che il diametro esterno è compreso tra 10-20 nanometri, il numero di pareti è un diametro interno tra 5-7 nanometri e potete vedere i piani, si possono contare i piani che compongono un nanotubo. Morale, con questi nanotubi prodotti in un fornetto al Politecnico di Milano, noi abbiamo provato a fare il caricamento dell'idrogeno. Niente da fare, non ottenevamo i risultati, il miraggio posto da questi due istituti di ricerca a cui tutti guardavano. Più tardi, nel 2016, venne fuori un articolo che si chiama Irriproducibilità dell'immagazzinamento dell'idrogeno nella ricerca sui materiali per l'immagazzinamento dell'idrogeno. Questi due ricercatori hanno spiegato sostanzialmente il perché, diciamo, dei possibili perché. Uno, degli errori metodologici. Due, la purezza dei campioni. Purezza si intende che quando noi diciamo nanotubo di carbonio, noi non intendiamo, come dire, non è una formula chimica che ha una composizione definita, una struttura definita. Il nanotubo di carbonio è una immensa famiglia di strutture
e ciò che li caratterizza, ciò che li distingue di fatto, è la difettosità, la presenza di impurezze, e questa varietà, diciamo così, dei difetti, delle impurezze, li rende diversi. Quindi si chiamano tutti nanotubi di carbonio, ma poi alla fine, messi alla prova pratica, per esempio nell'immagazzinamento di idrogeno, hanno dato ed hanno dei risultati differenti. Quindi la, come dire, disporre di un campione unico, di un unico tipo, non è possibile, e quindi questo spiega la grande variabilità dei risultati. Comunque, il problema dell'immagazzinamento dell'idrogeno resta comunque un problema, non ci sono solo i nanotubi. E quello che si vede qua sulla destra è la curva degli articoli, queste sono migliaia di articoli, pubblicati nel corso degli anni dal 91 al 2015, quindi non è neanche aggiornato, dedicati all'immagazzinamento dell'idrogeno. Quindi c'è un interesse che cresce e crescerà sempre di più nel futuro, per quello che vi ho detto. L'altra attività dei primi anni 2000 che ci vide coinvolti fu questo, cioè far crescere i nanotubi di carbonio dentro i pori dell'allumina anodica. L'allumina anodica, questo è un lavoro del 2002-2003, ok? E in cosa è consistito questo lavoro? Fu un lavoro veramente molto importante per noi, perché dovevamo combinare due cose nuove, per noi almeno. Uno, realizzare queste strutture che vedete sulla sinistra. Questo è un ossido anodico ordinato, cioè un ossido anodico che cresce in maniera auto-organizzata, con tutti i pori belli organizzati. Adesso non è perfetto nell'immagine, però vedete che c'è una discreta regolarità. Allora, la prima cosa era cercare di costruire questo materiale. La seconda cosa, ed era il primo punto, che l'allumina anodica è l'archetipo dei materiali nanoporosi auto-ordinati, cioè che crescono così da soli. Il secondo compito che ci siamo posti è dire, va bene, ma adesso che abbiamo questa allumina, proviamo a far crescere dentro le porosità, dentro i pori, facciamo crescere, con la tecnica CVD, dei filamenti di nanotubi, è quello che abbiamo fatto, cioè far crescere dei filamenti, dei nanotubi, quindi dei filamenti, dei nanotubi di carbonio all'interno delle porosità dell'allumina. Questo perché questo tipo di struttura, cioè l'allumina porosa con dentro i nanotubi di carbonio, aveva ha degli interessi in certi determinati ambiti. Da questa attività legata all'allumina anodica è nata una società che si chiama nanomaterials.srl, che ancora vive. Venendo ai rivestimenti in particolare, sempre in quel periodo, qui vedete nanotecnologie, fu il convegno Milano 30 ottobre 2002, in cui, diciamo, facemmo un lavoro di rassegna, Bestetti, Ducati, Cavallotti, Lombardi, Magagnin, Franz, Vincenzo e Caterina Ducati, che era la figlia di questo professore che è andata all'Università di Cambridge, che ci fornì i primi nanotubi, i primi campioni erano praticamente spugne di nickel ricoperte di peluria di nanotubi, su cui fare i primissimi esperimenti. Allora facemmo, e io presentai, una rassegna dedicata all'uso dei nanotubi di carbonio nelle vernici, nei rivestimenti metallici. Io non sono di estrazione, non mi occupo di composti organici, sono più un metallaro, scusate questa espressione, per farla breve, mi occupo di rivestimenti metallici. Comunque, la discussione fu ad ampio spettro e lì presentai, diciamo, quello, feci una relazione in cui mostrai quello che allora circolava nella letteratura e cos'era interessante nel 2002. Bene, la cosa rimase veramente lì in sospesa per diverso tempo, fu ascoltata e magari non ben capita. Allora, noi, per nostra parte, cominciamo a fare delle prove nel laboratorio in cui sto, fare dei compositi dentro matrici metalliche amorfe, ovvero sia tipicamente il nickel-fosforo, tanto per capirci, per vedere se questo nickel-fosforo, fin di nickel-fosforo, avesse proprietà migliorate o no dalla presenza di nanotubi di carbonio. Presentai questo lavoro nel 2004 all'Associazione di Metallurgia Italiana di Metallurgia e conclusi sostanzialmente che i nanotubi migliorano il coefficiente d'attrito di questi fili di nickel fosforo, migliorano il comportamento ad usura e anche migliorano la microdurezza della matrice metallica. Ma si va di bene che fare dei nanocompositi, cioè l'elettrodeposizione con dentro particelle, elettrodepositi con particelle nanodisperse, non è uno scherzo, è una cosa parecchio complicata. Quindi al di là del risultato interessante, poi realizzare tecnicamente tutto ciò
è una cosa particolarmente complessa. Comunque siamo nel 2004. Nel 2004. Assieme a Carlo Mazzocchia e i suoi collaboratori e per la mia parte qua, Bestetti e Ducati in particolare, che aveva esperienza sui letti fluidi, sui reattori elettrofluido, cominciamo a studiare, come dire, a fare i primi tentativi di produzione dei nanotubi di carbonio multiparete. Il processo di produzione dei nanotubi di carbonio multiparete di fatto si compone di tre passi, almeno due, diciamo tre per essere completo il processo. Uno, sintetizzare un catalizzatore, perché i nanotubi di carbonio nascono per decomposizione di un idrocarburo, ok? Di un idrocarburo. Questo idrocarburo, se decompone solo per effetto termico, non dà luogo a un carbonio strutturato sotto forma di nanotubo, ma dà luogo a un carbonio tutto tranne che nanotubolare. Allora, per pilotare, guidare la decomposizione dell'idrocarburo a formare nanotubi di carbonio, è necessario un catalizzatore. Quindi questo è veramente il primo passo. Il secondo passo, e questo passo, sintesi del catalizzatore, è diciamo racchiuso, sviluppato in una sequenza di operazioni che sono qua descritte. Il secondo passo è di fatto utilizzare questo catalizzatore per crescere i nanotubi. E allora questo si deve fare in un reattore a letto fluido con tecnica CVD, Chemical Vapor Deposition, ovvero sia far decomporre un idrocarburo. Noi usavamo l'etilene misto a idrogeno, misto ad azoto, e facevamo fluire questa miscela di gas su il catalizzatore preparato nel passo prima, in certe condizioni di temperatura, eccetera, eccetera. Allora, questo dà luogo alla formazione di una polvere di nanotubi di carbonio. Evidentemente, chiaramente, in questa fase qua, noi produciamo nanotubi di carbonio, però i nanotubi di carbonio sono ancora ancorati, diciamo così, al catalizzatore che nel nostro caso specifico era ferro supportato su alluminio. Quindi il passo numero 3 sta nel liberarsi del ferro e dell'allumina e liberare i nanotubi. Quindi era necessario studiare un processo di purificazione e funzionalizzazione, eventualmente di funzionalizzazione, almeno di purificazione, cioè togliere il ferro, togliere l'allumina. Tutte queste operazioni sono state studiate con numerosi lavori di tesi, qui in via Mancinelli, dove lavoro io, in Leonardo, dove lavorava il professor Mazzocchi. Allora, queste attività, di fatto, hanno dato in primo luogo a un brevetto sul primo catalizzatore per la sintesi di nanotubi di carbonio, a firma Mazzocchia, Bestetti, Acerno. Questo è un brevetto che ormai è scaduto, del 2009, in cui noi descriviamo come si prepara un catalizzatore ferro su allumina. Ora, va bene, questo l'abbiamo tenuto in vita per un po', ma poi senza gran successo. Ecco, questo è il primo reattore che è presente ancora di qua in laboratorio da me, con cui un bravissimo studente che si chiama Davide Silva fece le prime prove buone di sintesi dei nanotubi di carbonio. Quello che vedete è un reattore messo in piedi con all'interno un tubo di quarzo, all'interno del quale fluisce la miscela etilene, idrogeno e azoto. Ora, questo, vedete una zona rossa qua, la zona rossa è il catalizzatore, è la polvere di catalizzatore. Ora, ovviamente il forno si chiude, si manda in temperatura e si vede che passato un certo tempo si ha la produzione di nanotubi di carbonio. Quella polvere nera che vedete sulla destra è il risultato della reazione dell'etilene che è decomposto e ha fatto espandere il letto, ovvero sia la polvere rossa a questo punto è stata la base per la crescita di quei nanotubi di carbonio che hanno dato luogo a quella espansione in quel reattore CVD. Stiamo parlando del 2005-2006, questo è l'anno in cui veramente noi abbiamo fatto un primo pilotino per la sintesi dei nanotubi di carbonio. Così appaiono i nanotubi di carbonio quando li tiri fuori da quel reattore, sono un aggrovigliamento di fili, assieme a queste cose che si vedono c'è anche il ferro, c'è anche l'allumina, di cui bisogna però liberarsi se si vuole utilizzare. Allora, tra il 2008 e i primi anni 2010 sono stati fatti due lavori importanti.
la progettazione di un impianto pilota che è presente in un bunker sotterraneo al Dipartimento di Chimica. È un reattore che produce circa mezzo chilo di nanotubi al giorno. È stata una progettazione durata parecchio tempo. Abbiamo fatto giorni e giorni di discussioni su come mettere giù questo reattore. Bene, ancora lì presente. L'altra attività invece, che diciamo è esterna al Politecnico di Milano, è un impianto industriale. Io mi organizzai con una società di Crema che si chiama Agrimeccanica, e i proprietari dell'Agrimeccanica, per formare una società che si chiama Carbon Nanomaterials, e facemmo questa società. In questa società, quindi dentro Carbon Nanomaterials, noi realizzammo, progettammo e realizzammo un impianto industriale. Allora, vedete, questo che si vede è tipo quel forno che vi ho fatto vedere prima, ma più grande. Questo produce all'incirca mezzo chilo al giorno. Ok? Si vede il tubo di quarzo, è uguale al precedente, solo la versione più grande. Qua in fondo c'è una zona rossa che è dove si mette il catalizzatore e nella foto di destra vedete lo stesso reattore chiuso, è un reattore che si scalda elettricamente con quattro zone controllate indipendentemente, ci vuole un controllo di temperatura molto accurato, e vedete il serbatoio di raccolta dei nanotubi di carbonio sulla destra, più a destra. Ora, questo è un reattore che lavora in discontinuo, cioè si carica il catalizzatore qua su un supporto, è una fritta di vetro, si fa andare il gas idrocarburo, fa venire la reazione, quando il tutto è finito, si dà una, diciamo così, scherzo, diciamo una soffiata dal basso e i nanotubi passano dentro il serbatoio di raccolta. Poi, per fare un nuovo ciclo, bisogna ripartire da zero, quindi è un discontinuo a tutti gli effetti. Quello che, ecco, poi l'attività però senza di me è proseguita sempre nel bunker lì nel dipartimento con l'installazione di un impianto di purificazione dei nanotubi, che è quello che vedete qua nella foto. È un bel oggetto di una certa complessità. Questa è un'attività che hanno portato avanti sempre il professor Mazzocchia e altri colleghi dal dipartimento. Ora questa attività è del tutto terminata, non so, comunque non è una cosa che riguarda me. La cosa che riguarda me invece è questa. Quando costituì nel 2010, adesso faccio fatica a ricordare, la Carbon Nanomaterials con questa persona, con Bestetti Bassoricci, questo ingegnere qua del Politecnico, Modica, il chimico che lavorava con Mazzocchia, e un quarto socio. Costruimmo, progettammo un vero reattore industriale, quello che vedete nella foto. La società è stata chiusa nel 2014, non sto a spiegare i motivi. Noi eravamo arrivati a fare la preparazione del catalizzatore e la crescita dei nanotubi con questo reattore che produce 5 tonnellate, che produceva almeno sulla carta, almeno 5 tonnellate all'anno. Non abbiamo mai di fatto messo in piedi la purificazione dei nanotubi e neanche meno la funzionalizzazione dei nanotubi. Il reattore è ancora lì presente ed è fermo di fatto. Questa attività sulla produzione di nanotubi di carbonio, di fatto, io l'ho, diciamo così, interrotta personalmente quando è stata chiusa quella società, la Carbon Nanomaterials, e però contemporaneamente lavoravo anche su altri filoni, uno dei quali è questo, l'immagazzinamento dell'energia, ovvero sia, stiamo parlando di supercondensatori, cioè sistemi di immagazzinamento dell'energia. Questo si chiama diagramma di Ragone, diagramma di Ragone. Ed è quello che ha scritto il famoso libro, il famigerato libro di chimica fisica che io uso per gli studenti di chimica fisica del mio corso e che non è, diciamo così, che tutti conoscono per il libro, ma pochi conoscono per il fatto che è Ragone, questo signore Vincent David Ragone, ha messo in piedi anche questo diagramma. Questo è un diagramma che dà sulla destra specific energy, ovvero sia i kilowattora al chilo di materiale che immagazzina l'energia, in funzione della specific power, cioè i watt al chilo, e sono raggruppati in questo piano di fatto i condensatori, i supercondensatori, le batterie al piombo acido, le batterie nichel-cadmio, gli idruri metallici, litio-ione, litio-zolfo, cioè i sistemi di accumulo di energia. Noi ci siamo applicati qui in Mancinelli, Mancinelli è la sede dove lavoro, allo studio degli elettrodi
Abbiamo iniziato a lavorare con un bravo ragazzo iraniano, si chiama Reza Kavian, che adesso ha fatto il dottorato, non è il PH, scusate, il PhD. Aspetti 5 minuti, per Sì, favore. PhD. Allora, Reza Kavian, che adesso lavora in una società statunitense di batterie. Con lui abbiamo studiato l'immagazzinamento dell'energia in elettrodi a base di nanotubi di carbonio e abbiamo studiato elettrodi fatti crescendo, facendo crescere nanotubi su supercondensatori. Un'altra persona molto brava, che adesso è tornata al suo paese iraniano, si chiama Masdak Ajempour. Anche lui ha studiato tematiche analoghe. Allora vi faccio vedere solo i titoli. Crescita diretta dei nanotubi di carbonio su acciaio inox 316, studio delle caratteristiche dei nanotubi e delle proprietà che essi hanno. Questo è una maglia metallica, è una maglia metallica di acciaio inox, su cui vedete una peluria che sono fatta di nanotubi. Questa l'abbiamo fatta per uno scopo ben preciso, poi dopo menzionerò brevemente, molto brevemente, il perché. Questo è un altro lavoro su parametri che influenzano il comportamento capacitivo, quindi stiamo parlando di immagazzinamento di energia, su compositi di carbonio. Quindi non ci sono solo i nanotubi di carbonio, c'è il grafene, c'è i carboni attivi, il grafene ossidato di cui avete sentito parlare prima. Ottenemmo questi risultati che, vabbè, li lascio qua. In questo foglio sono dei buoni risultati in termini del diagramma Ragone-Plot. Arriviamo in fondo. Chiusa la società Carbon Nanomaterials, ho aperto con un gruppo di persone, Ghizzardi più altri due soci, una società che si chiama Carbon Nanotechnology nel 2015. Adesso la società è stata chiusa nel 2018. Cosa aveva questa finalità? Che finalità aveva? Ricercare, produrre e commercializzare i nanotubi di carbonio in diversi campi industriali. Questa attività è stata condotta esplorando le applicazioni dei nanotubi di carbonio in diversissimi ambiti, veramente in moltissimi ambiti differenti. La società venne chiusa, ve la lasciamo perdere i motivi, ma io proseguì proseguito, sto proseguendo l'attività con verniciature bresciane nella figura di Luca Ghizzardi. E abbiamo sperimentato, tra le tante cose, reti metalliche ricoperte di quella peluria che vi ho fatto vedere prima per separare l'olio dall'acqua, fare dei fluidi termovettori caricati con nanotubi di carbonio per migliorare lo scambio termico, realizzare vernici conduttive per dispositivi antitaccheggio, schermi della radiazione elettromagnetica, tessuti riscaldati elettricamente ed altre attività ancora. Questa attività ha dato dei due buoni risultati recentemente. Pochi anni fa, uno è un brevetto su piani cottura riscaldati elettricamente con una vernice a base di nanotubi di carbonio e un secondo brevetto sulla vernice da utilizzare per riscaldare quei piani cottura. Vi faccio vedere adesso giusto questo diciamo così, sarebbe un filmato, vediamo se parte bene, se no no, in cui si vede. Aspetta se becco il link, il coso per far partire. No. Allora, questo sarebbe un filmato nel quale si vede di fatto un piano cottura, una vetro ceramica verniciata nella parte sottostante con quella vernice di cui vi stavo parlando, che è una vernice siliconica caricata con nanotubi di carbonio, che dà luogo a di fatto la possibilità di. Ah sì, scusate, vi faccio vedere solo alcuni secondi. Questo è il piano cottura. Questa è una pistola IR per fare la misura della temperatura e questo invece è un piano cottura che si trova commerciale, che si può comprare, diciamo così, che è già un prodotto commerciale. E abbiamo paragonato quello a quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo ottenuto dei risultati veramente buoni, quindi sia in termini di consumo che in termini di energetico, che in termini di velocità di riscaldamento, che è una delle richieste attualmente ci hanno fatto notare. Poste da aziende costruttrici di questi dispositivi. Chiudo dicendo grazie, grazie per l'attenzione. Spero...